Iniziamo pure, quindi montagna, quindi piedi uniti, braccia tese verso l'alto, questa volta proviamo a tenere i palmi a contatto tra di loro, inspiriamo, ci allunghiamo verso l'alto, espiriamo, proviamo a stendere sempre di più le braccia, come se ci fosse qualcuno che ci sta tirando dall'alto. Le braccia schiacciano le orecchie, le spalle però sono rilassate. Tengo uno, due, tre, mi allungo bene, quattro, sento che si allungano tutti e due i fianchi, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Inspiro bene, mi allungo verso l'alto, espiro, mi allungo verso sinistra. Cerco di tenere sempre bene i palmi attaccati tra di loro. Se non riesco, chiudo le dita tranne gli indici, essendo bene sempre di lato. Spalla destra aperta verso l'alto, tengo uno, due. Non andiamo a scaricare sulla gamba destra, stiamo bene anche sul piede sinistro. 5, 6, 7, fianco destro che si allunga, 8, 9, 10. Inspiro bene. Espiro, inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, mi allungo verso destra. Uno, due, guardo bene in alto. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sento che si allunga il fianco sinistro. Nove, dieci, inspiro, vengo su. Allargo leggermente i piedi, sciolgo la posizione delle mani, inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, piano piano porto le mani al pavimento, tenendo le gambe semipiegate se ho bisogno. Da qua stendiamo e pieghiamo una gamba alla volta. Stendo bene, come se stesse facendo una camminata sul posto. Ancora 5, 4, 3, 2, 1, stop. Lascio le gambe leggermente piegate, semipiegate, se riesco a tenere le mani al pavimento va benissimo così, rilassate la testa e state giù. Se non riesco vi abbracciate i gomiti e vi rilassate, sempre con le gambe semipiegate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, appoggio le mani a terra e cerco di stendere di più le gambe. Se è proprio impossibile appoggiare le mani a terra, le lascio come erano prima. Tengo 1, 2, 3, sentiamo che piano piano si allunga la parte posteriore delle cosce. 4, se non riesco a stenderle completamente, le stendo più che posso. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Metto il palmo della mano sotto i piedi, il palmo rivolto verso l'alto, quindi verso la pianta del piede, così. Gambe semipiegate ovviamente. Allungo il busto verso il basso e provo a stendere le gambe completamente. Il peso andrà sulle punte dei piedi. Tengo 1, 2, testa rilassata, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sposto le mani, mi afferro i talloni o le tibie e mi attiro attivamente verso le cosce. Cerchiamo di avvicinarci sempre di più alle gambe. 1, 2, l'obiettivo è portare la testa in mezzo ai polpacci, 3, 4, 5, ombelico bene in dentro, 6, mi allungo avanti e poi mi chiudo, 7, 8, 9, 10, ultima posizione così, sciolgo le mani, le intreccio dietro la schiena e apriamo bene queste spalle portando le mani verso il pavimento, chi riesce preme i palmi tra di loro, uno, chi non riesce intreccia e basta.
2. Chi non riesce a intrecciare si afferra i gomiti dietro il busto. 3. Peso sulle punte. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sciolgo le mani, piego le gambe, mani a terra, mani sui fianchi, inspiro, piano piano, vengo su. Ok, cosa scrivete? Ciao Annina! Allora, Annina, Annetta, perdonami. Da qua partiamo lato sinistro del tappetino, apro col piede destro, giro il piede destro in direzione punta di piede, in direzione della fine del tappetino, piano, piede sinistro di taglio, braccia parallele al pavimento, piego la gamba destra, porto la coscia destra parallela al pavimento e spingo verso dietro l'anca sinistra attivando la coscia sinistra. Dovete pensare che state aprendo le anche. Il coccige in questo caso è rivolto verso il basso, quindi non dovete portare il sedere indietro, ma ruoto, apro bene le anche, tengo 1, 2, sguardo oltre la mano destra, 3, scendo bene se riesco con la gamba, con la coscia destra, 4, 5, 6, apro bene, 7, tutte e due le gambe sono attive, 8, 9, 10, intreccio le mani dietro la schiena, chi non riesce si afferra i gomiti, chi riesce le intreccia e porta la fronte vicino per terra, vicino al piede destro, ovviamente se riuscite. Non appoggiatevi con la spalla destra al ginocchio destro. Proviamo a stare lì e sentire che si allunga bene tutta la coscia destra, la parte dietro. 1, è molto intenso, se non riuscite appoggiatevi. 3, apro bene il petto intanto. 4, 5, 6, 7, 8, allunghiamo bene, 9 e 10. Piano piano tiro sul busto, stendo la gamba, braccia parallele al pavimento, inspiro, mi allungo verso destra come se qualcuno mi tirasse per la mano e porto la mano destra all'esterno del piede destro. Anca e spalla sinistra belle aperte verso l'alto, non chiudiamo l'anca, apriamola. 1, 2, guardo in alto se riesco, se ho mai la cervicale guardo avanti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 5, sentiamo che si allunga il fianco sinistro. 4, 3, 2, 1 e stop. Piego la gamba destra, piano piano vengo su, chiudo il piede destro, apro il piede sinistro, coscia sinistra che si piega, parallela al pavimento, braccia parallele, sguardo oltre la mano sinistra, apriamo bene l'anca destra, spingo bene verso dietro l'anca, gamba destra attiva, 1, 2, spalle rilassate, 3, chiudo le scapole, 4, spingo verso il basso il bacino, 5, 6, il ginocchio della gamba sinistra sta sopra il tallone, 7, 8, 9, 10, intreccio le mani dietro la schiena, afferro i gomiti e mi allungo avanti, obiettivo andare a portare la fronte verso il tappetino, 1, gambe durissime, 2, gamba destra tesa, 3, 4, 5, 6, chi non riesce si appoggia con la spalla sulla gamba sinistra, 8, 9, 10, piano piano vengo su, braccia tese, oh mamma, mi allungo bene tenendo le gambe tesissime verso sinistra, qualcuno mi tira il braccio e piano piano scendo sul lato sinistro, mano sinistra a terra, all'interno, all'esterno, se riuscite all'esterno, se non riuscite sul collo del piede o sotto il ginocchio. L'importante è che abbiate bene l'anca destra e la spalla destra aperte, non rimaniamo così col sedere indietro, il sedere bene avanti e apro l'anca. 1, 2, sentite che si allunga il fianco destro, 3,
4, braccio sopra, tesissimo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piego la gamba sinistra, piano piano vengo su. Ora facciamo questa posizione in torsione. Apro il destro, chiudo il piede sinistro, squadro le anche, quindi l'anca sinistra deve andare avanti e allinearsi con la destra, spingiamo bene l'anca destra indietro, braccio sinistro teso in alto, inspiro, mi allungo, espiro, porto la mano sinistra all'esterno del piede destro. Se non arrivo, potete mettere un rialzo di fianco al piede e appoggiarvi lì o appoggiarvi sul stinco della gamba destra. L'importante è che ruotate sia le spalle che il bacino, l'anca sinistra avanti. Tengo uno, porto bene l'anca sinistra avanti, due, tre, spalle aperte, quattro, spalle lontane dalle orecchie, cinque, sei, sette, sentite che ruotate dalla parte bassa della schiena, otto, 9, 10, ancora 5, 4, 3, 2, 1, pieghiamo la gamba destra e da qua mani a contatto, palmi a contatto tra di loro, porto il gomito, l'ascella sinistra contro il ginocchio destro e ruoto bene verso l'alto, tengo 1, se riesco guardo in alto, se no davanti a me. 2, 3, 4, 5, apro bene, 6, 7, 8, 9, guardo verso l'alto con la spalla destra, 10. Avvicino leggermente i piedi, stendo la gamba destra, inspiro, mi allungo avanti come se qualcuno mi tirasse dalla testa verso avanti, espiro, mi allungo sulla gamba destra. 1, anca destra che va indietro, anca sinistra che va avanti, 2, fronte alla tibia, 3, spalle rilassate, 4, 5, 6, 7, ombelico che va sulla coscia destra, 8, 9 e 10. Piano piano piego la gamba e purtroppo per voi dobbiamo fare tutto dallo stesso lato perché abbiamo anche l'altro lato. Ciao Lori, se avete domande, dubbi, scrivetemi. Quindi apro il piede sinistro, chiudo il piede destro, anca destra che va avanti, anca sinistra che va indietro, inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, porto la mano all'esterno del piede, estendo il braccio sinistro, chi non riesce come prima, o mano in appoggio sopra un rialzo, o mano sopra lo stinco, mi raccomando, anca avanti, braccio sinistro teso, dobbiamo ruotare le spalle, partendo dalla rotazione della parte bassa della schiena. 1, braccio sinistro teso, 2, 3, gambe durissime, 4, ombelico verso la coscia, sinistra, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da qua piego la gamba sinistra, entro in torsione aiutandomi con le braccia, quindi la coscia sinistra è parallela al pavimento, palmi a contatto davanti al petto, ruoto bene, spalla destra a contatto della coscia sinistra. Guardo in alto, 1, 2, 3, ruotiamo bene le spalle, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e stop. Mani a terra, avvicino il piede dietro, stendo la gamba sinistra, inspiro, mi allungo avanti, espiro, mi allungo sulla gamba sinistra.
anche a destra bene avanti, anche a sinistra indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piego la gamba a sinistra, piano piano vengo su. Da qua divarico un pochino di più le gambe, punte dei piedi verso l'interno, mani sui fianchi, inspiro, espirando, vado a portare il busto parallelo al pavimento. Sentite che incomincio a tirare la parte posteriore delle gambe. Provo a appoggiare le mani a terra. Per chi già sa fare questa posizione, mette le mani tra i piedi e piano piano si allunga verso il pavimento e mette la testa tra le mani. Chi non riesce sta con le mani leggermente avanti e spinge verso il basso il busto. Gomiti che vanno indietro e sento che il busto mi spinge, mi fa allungare bene tutta la parte dietro delle cosce. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, testa rilassata, 6, 7, 8, 9, 10. Per tutti camminiamo un pochino più indietro con le mani e cerchiamo di portare la testa al pavimento. 10, chi non riesce fa niente, sta lì e si allunga verso il basso. 9, 8, 7, 6, peso sulle punte dei piedi ma tengo bene contratto i quadricipiti. 4, 3, 2, 1, mi afferro i talloni e i polpacci e cerco di spingere ancora di più la testa per terra. Se non riesco mi tiro attivamente, schiena dritta e cerco di portare il viso a terra, non la nuca, non la parte alta della testa. Tengo 1, 2, 3, peso sui talloni, sulle punte dei piedi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spostiamo le mani avanti, alziamo la schiena, inspiro, piano piano vengo su. Da qua ci mettiamo a fare il nostro cane giù, cane su, quindi porto indietro i piedi, la posizione sempre corretta, la distanza delle mani dai piedi per il cane giù è partendo da sdraiati, mani sotto le spalle, punto i piedi, tiro sul bacino e cerco di portare a terra i talloni, non avvicinate troppo né le mani ai piedi né viceversa, cercate, questa è la distanza corretta. Se non riuscite, adesso non importa, pian piano ci sblocchiamo. Spalle sopra le mani, giù il bacino, apro il petto, cane su e torno in cane giù. Spingo, siamo una virovesciata, il petto entra verso, va verso le cosce e si chiudono le scapole. Di nuovo, cane su, apro il petto, scapole chiuse e giù, su, cane giù. Testa rilassata, mani e piedi che spingono sul tappetino. Torno avanti, cane su, cane giù, facciamo due dinamici un pochino più veloci, quindi cane su, apro, cane giù, spingo, cane su, apro, cane giù, tengo. 10, testa rilassata, 9, un benico in dentro, 8, obiettivo portare i talloni a terra, 9, gambe e braccia tese. No, ho sbagliato? Sì. Allora facciamo ancora 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ora facciamo una posizione che non abbiamo mai fatto, delfino. Anche qua attivamente in maniera dinamica passiamo da cane giù a delfino. Delfino è un cane giù in appoggio però sui gomiti. Quindi non abbiamo solo in appoggio le mani, ma abbiamo in appoggio anche i gomiti. Da qua quindi stendo le braccia, vado in cane giù, porto bene il petto verso le cosce, appoggio i gomiti e anche qua il delfino ci deve aiutare a
aumentare la mobilità delle spalle, quindi porto bene il petto verso le cosce. Stendo le braccia, cane giù, appoggio i gomiti e vado bene dentro con il petto. stendo, Cane su, appoggio, delfino, spingo, 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 stendo. cane giù, allungo benissimo le braccia, appoggio, delfino, spingiamo bene in avanti le spalle verso le gambe e da qua proviamo a camminare un pochino verso la testa con i piedi. Tengo uno, due. Attivi con le spalle, con i gomiti. 3, addome dentro. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e stop. Appoggio le ginocchia a terra, sedere i talloni, braccia avanti o lungo i fianchi. Stiamo per 5, 4, 3, 2. 1 e stop. Alziamo il bacino, lo portiamo sopra le ginocchia, camminiamo bene avanti con le mani. Dobbiamo appoggiare il mento a terra e pian piano cercare di portare le mani più avanti possibile, lasciando là il bacino, non deve seguirci. Dobbiamo allungare bene tutta la parte cervicale. Tengo 1, ruoto i palmi delle mani verso l'alto, 2, 3. L'obiettivo è portare il petto a terra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torno un pochino indietro con le mani. Il bacino rimane sempre sopra le nostre ginocchia. Appoggio la fronte a terra. Piego le braccia. Ora sollevo invece la testa e cerco di portare il petto a terra senza appoggiare la testa e le braccia sono piegate e le mie mani all'altezza delle scapole. Sentite che si allungano bene sia i tricipiti che le vostre spalle. Tengo 1, 2, 3. Se è troppo, tenetele più in alto le mani. 4, 5. O allargate i gomiti. 6, 7, 8, 9 e stop. Questo vi piace, vero? Cosa c'è? Non mi avete scritto. La piccola, ciao Ila, io devo scappare. Va bene, buona pace Silvi. Ok, ora che abbiamo anche lavorato un po' sulle spalle, possiamo incominciare la nostra preparazione per la sfinge in cobra. Pancia in giù, punte dei piedi verso l'interno, mani di fianco al viso, solleviamo solo il viso e il petto. 1, 2, tutto il resto a terra. 3, 4, 5, cerchiamo di sollevare il più possibile, attiviamo i lombari e i glutei. 7, 8, apriamo bene, chiudo le scapole, apro le spalle. 9, 10, giù la fronte, giù le mani, sollevo solo le gambe, contraggo tutto. 1, 2, se riesco, punte dei piedi uniti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, giù tutto, intreccio le mani dietro la schiena se riesco, se no le lascio di fianco alle orecchie e da qua sollevo comunque tutto. 1, 2, 3, attiviamo bene i muscoli della schiena. 4, apro il petto, guardo avanti. 5, 6, gambe tese. 7, piedi leggermente divaricati. 8, 9 e stop. Mani sotto la fronte, punte dei piedi verso l'esterno, shakero bene. Ritorno con le punte dei piedi verso l'interno, gomiti in appoggio appena più avanti delle mani, avambraccia e mani appoggiate a terra. Da qua sfinge, apro le spalle, chiudo le scapole, ho qualcuno che mi tira verso l'alto e io piano piano apro bene il petto. 1, 2, chiudo bene le scapole. 3,
4. Non pensate a chiudervi dietro, ma a allungarvi verso l'alto e poi andare indietro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora un pochino indietro con i gomiti, 10, punta dei piedi verso l'interno, 9, apro il petto, chiudo le scapole, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piano piano scendo, rilasso, mani sotto la fronte, punta dei piedi verso l'interno, muovo i fianchi. Ok, facciamo il cobra, per chi aveva già troppo dolore a fare la sfinge, rimane nella sfinge, se no cobra, mani a terra, appena davanti alle spalle, gomiti attaccati al busto e alzo. Ho sempre un filo che mi tira da sopra la testa verso l'alto e poi mi inarco indietro. Rilassate i glutei se volete inarcare di più. Se avete male alla schiena, contraeteli invece che vi aiutano a non farvi troppo male. Apro bene, 1, 2, spalle lontane dalle orecchie, 3, 4, se riesco guardo in alto, se no davanti a me, 5, gomiti sempre attaccati a voi, 6, 7, 8, pube a terra, 9, 10, ancora 10, se riesco cammino indietro con le mani, i gomiti non sono mai tesi, sono sempre leggermente piegati e attaccati al busto, ancora 10, 9, guardo in alto, 8, rilasso i glutei se riesco, 7, 6, mi alzo verso l'alto e poi indietro, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Scendo, mani sopra sotto la fronte, rilasso i fianchi. Da qui vado un attimo nella posizione del bambino, quindi mi siedo sui talloni, gambe tese, allargo le ginocchia, fronte a terra, c'è qualcuno che mi tira per le mani, ma nel frattempo qualcuno che mi spinge bene il sedere sopra i piedi. Non dobbiamo alzare il sedere per allungare la schiena. Teniamo fisso il sedere, allunghiamo bene le mani avanti. Ok, pausa finita, di già. Da qua, cane giù. Gamba destra avanti, mettiamo il ginocchio, lo faccio dall'avanti, il ginocchio destro tra le mani, dobbiamo fare il nostro amato piccione. Allora, ginocchio destro tra le mani, gamba sinistra, che scivola bene indietro, il più possibile, piede a ballerina, lo stinco destro più è parallelo al nostro tappetino, quindi più c'è un angolo di 90 gradi tra coscia e stinco e polpaccio, più sarà intenso il lavoro sul piriforme, sul muscolo qua del gluteo. Se non ho troppo fastidio, lasciate pure, come vi ho fatto vedere prima, quindi il piede verso il bacino in questo modo. Non so se si vede, vediamo così. Così. Se invece volete rendere la posizione più intensa, spostatelo un pochino davanti, così si apre bene l'angolo. Da qua per tutti, piano piano mi allungo avanti e cerco di portare bene il bacino, la fronte a terra se riesco. Va benissimo anche stare sui gomiti o sulle mani con le braccia tese. Se dovete sentire tensione, che si allenta la tensione nel fianco e nel gluteo destro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teniamo bene il peso sia sulla coscia sinistra che sul gluteo destro. 8, 9, 10, ancora 5, 4, 3, 2, 1, stop. Facciamo quindi, andate a prendere tutti
un asciugamano oppure un cuscino, che mi sono dimenticata prima di dirvelo. Facciamo la nostra preparazione alla spaccata. Alla fine della quarantena vi voglio tutti a fare la spaccata. Eravamo quindi nel piccione, gamba destra avanti piegata, piego la gamba sinistra, porto la mano destra in mezzo alle mani, mi sposto quindi bacino verso il basso, vado bene in avanti, cerco di portare la coscia sinistra più vicino possibile al pavimento e poi vado indietro nella mezza spaccata. Gamba destra attesa, piede a martello, il bacino è sopra il ginocchio sinistro. Non andate troppo indietro, non restate troppo avanti. Sentiamo bene che lavorare l'anca destra, il gluteo destro. Di nuovo, bacino in basso, affondo, porto il bacino verso il pavimento e spaccata. Mi allungo sul tibia destra. Cambio, avanti, scendo, cerco il massimo allungamento e di nuovo stendo la gamba. Mi allungo e vado sulla gamba destra, di nuovo avanti, giù il bacino, scendo il più possibile e dietro. L'ultima volta, avanti, scendo bene, dietro, tengo la mezza spaccata. Non portiamo bene indietro l'anca destra, non lasciamola avanti. Inspiro e espirandomi allungo bene sulla gamba destra. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piede a martello, 8, tiriamolo bene, 9, 10. Ritorniamo avanti. Spostiamo le mani all'interno del piede destro, il ginocchio sinistro rimane lì dov'è. Se avete tanto fastidio al ginocchio sinistro mettete sotto un cuscino, uno spessore. Da qua provo a appoggiare i gomiti a terra all'interno del piede destro. Per i più mobili l'obiettivo è portare la fronte a terra, non so se mi vedete, in mezzo alle mani. Se no va benissimo, solo i gomiti o anche solo le mani a terra di fianco al piede, ma cerchiamo proprio di entrare e portare tutto verso il pavimento. Coscia sinistra, bacino e anche gluteo destro verso terra. Tengo 1, 2, 3, piede dietro ballerina, 4, 5, allungo bene, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, da qua proviamo la nostra spaccata, quindi cuscino, asciugamano o qualcosa che ci aiuti a scivolare sotto il tallone destro, piede destro a martello, piede sinistro a ballerina, stendo al più posto la gamba destra. Arrivate dove riuscite, non vi preoccupate, non ruotate le spalle, stiamo sempre belli dritti con le spalle. Tengo 1, va bene anche solo rimanere così, non esageriamo, sennò è facile farsi male. 2, arriviamo per gradi, 3, 4, se avete dei rialzi metteteli sotto le mani così siete più comodi. 5, o anche sotto la coscia destra, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, conto più veloce però, 10, teniamo petto aperto, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Porto indietro il piede destro, facciamo un cane giù per sciogliere tutto. Tendo bene, ombelico in dentro, mi allungo, sento che si allunga bene tutta la schiena e torniamo a fare il nostro piccione. Quindi ginocchio sinistro in mezzo alle mani, scivolo bene indietro con la gamba destra, se riesco porto avanti la caviglia sinistra, così da allungare di più il gluteo sinistro, mi allungo in avanti, appoggio i gomiti, se riesco man mano anche la fronte,
tengo uno, non siamo in appoggio solo sul gluteo sinistro, bene in appoggio anche sulla gamba destra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Da qua cambio, appoggio il piede sinistro tra le mani, piede destro sempre a ballerina, mi alzo, porto il bacino verso il pavimento, poi vado indietro, stendo la gamba sinistra, piede a martello e sento che si allunga la parte dietro. Di nuovo avanti, a fondo basso, scendo bene col bacino verso terra e indietro. Ogni volta, ogni ripetizione cerchiamo di essere più elastici, di andare più in profondità. Avanti, cerco di portare sempre più vicino il fianco destro a terra e indietro. Tiro, tiro bene, tallone, punta dei piedi verso l'alto, avanti, indietro, tengo, avanti, dietro e tengo la posizione a mezza spaccata. Mi allungo in avanti, inspirando, espirando, mi allungo sulla tibia sinistra. Tengo 1, 2, piede bene a martello, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piego la gamba sinistra avanti, mani all'interno del piede sinistro, provo a portare i gomiti a terra, se riesco a portare i gomiti a terra, provo a portare la fronte al pavimento, se non riesco rimango con le mani a terra, tengo 1, 2, 3, spingiamo tutto verso il pavimento, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Torno indietro, spaccata. Chi non riesce, non ha voglia, non se la sente, rimanga nell'ultima posizione che abbiamo fatto. Chi vuole provare, qualcosa sotto il tallone, tallone, piede a martello della gamba avanti, gamba dietro, bene piede a ballerina e mi allungo. Tengo 1, petto aperto, 2, non esageriamo, 3, soprattutto all'inizio, 4, 5, 6, apro il petto, 7, 8, 9, 10, teniamo ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Cane giù, ci allunghiamo bene la schiena, cerchiamo di portare bene i talloni al pavimento. Spingo, spingo il petto verso le cosce, chiudo le scapole. Ok, gli ultimi. Piante dei piedi a contatto. L'ultimo per aprire le anche, poi ci allunghiamo in avanti e basta. Piante dei piedi a contatto. Cerco di aprire le piante dei piedi, in realtà è portarle verso l'alto, quindi a lasciare a contatto solo il taglio esterno dei piedi. Da qua, mani dietro la schiena, schiena dritta, come per le altre volte, se non riesco a tenere la schiena dritta senza un rialzo, mettete un rialzo, l'importante è avere la schiena dritta per iniziare. Apro e chiudo bene con le, salgo e scendo con le ginocchia, cerchiamo di tenere i talloni più vicini possibile a noi, petto aperto, fermo, mi aggancio ai piedi e pian piano mi tiro, tenendomi attaccato ai piedi, tiro il busto, spingo il busto avanti verso il tappetino, le braccia tirano a sé e nel contemporaneo devo spingere in avanti il busto.
tengo 1, 2, 3, allunghiamo bene, 4, 5, i gomiti sono appoggiati sulle cosce che fanno perno, 6, 7, allunghiamoci con la schiena dritta in avanti, 8, 9, 10, gli ultimi 10 cerchiamo di andare a toccare il pavimento con la fronte se riusciamo, se no non importa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Sono già le 12:30, ma facciamo, scusatemi, gli ultimi 2 minuti di allungamento avanti e poi vi lascio liberi. Gambe tese, spostiamo le chiappe che così appoggiamo bene gli ischi. Mi allungo in alto, inspiro e espirando cerco di andare a afferrarmi i piedi. Se non riesco a afferrarmi i piedi, mi afferro le gambe dove arrivo, mantenendo adesso all'inizio la schiena dritta. Quindi chiudo le scapole, apro il petto e mi allungo. Uno, chi proprio non ce la fa a mantenere la schiena dritta, mani dietro e spinge le spalle oltre il bacino. 2, 3, 4. Scusate, mi stavo chiamando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gli ultimi 20 in cui mi allungo avanti il più possibile. 1, 2, testa rilassata, gambe tese. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mi allungo il più possibile, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Piano piano mi tiro su e abbiamo finito.